Ciao Maurizio, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco Maurizio, io ripartirei proprio da qui, cioè da questa notizia positiva e in attesa che riguarda il PIL italiano, un aumento dello 0,5% base trimestrale più 1,8% base annua. Abbiamo fatto meglio degli States, come te lo spieghi? Ma a parte, vabbè, diciamo che siamo contenti che l'Italia sta ben performando. Questo sta a indicare in definitiva che l'area Europa ha problemi e valutazioni completamente diverse rispetto a quelle degli Stati Uniti. Quello che possiamo vedere è, come hai osservato tu, la borsa sta scendendo a fronte di una notizia del PIL che sta invece ben performando. E fra l'altro performando in modo molto positivo anche in confronto a quello che è stato il dato statunitense. Ieri, a fronte del dato degli Stati Uniti, la borsa statunitense è salita. Quindi continuiamo ad avere il mondo alla rovescia, cioè i dati macroeconomici vanno bene e la finanza reagisce in modo esattamente opposto ai dati macroeconomici. Quindi il PIL dell'Italia sale, la borsa scende. Il PIL degli Stati Uniti tendenzialmente è stato peggiore delle attese e la borsa sale. Come ce lo spieghiamo questo movimento, Maurizio? Tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma ripeto, è una mattinata veramente ricca di dati. Stanno uscendo anche i dati relativi al PIL degli altri paesi europei e tra 20 minuti avremo quello dell'Europa. Anche il Portogallo performa molto bene, più 2,5% il PIL rispetto al più 1,2% delle attese e più 1,6% su base annua, quando invece la previsione era addirittura in negativo. Quindi c'è un'Europa che almeno da questi primi dati mostra ecco, dei segnali positivi, però abbiamo visto invece un movimento inverso contrario delle borse e ripartiamo proprio da qua, cioè come ci spieghiamo questa contraddizione? L'unica spiegazione possibile è l'aspettativa sui tassi di interesse, ovvero i mercati scontano a fronte dell'Europa dove i dati del PIL sono positivi o comunque migliori delle attese, sconta l'intervento di una Lagarde, quindi di una BCE, particolarmente incisivo sui tassi, perché se l'economia sta crescendo, la BCE potrà permettersi di poter avere una politica più severa sui tassi di interesse. Questo tipo di aspettativa deprime le borse. Esattamente l'inverso di quello che è avvenuto ieri negli Stati Uniti, dove a fronte di un trend di brevissimo termine certamente discendente, i mercati hanno sorpreso con un più 1,80, più 2% nei diversi indici americani, a fronte della notizia di un PIL poco performante, comunque minore delle attese, no, non certo negativo, ma minore delle attese, quasi il 50% meno dell'attesa. E anche in quel caso, che cosa gioca? Gioca il fatto che la prossima riunione della Fed o le prossime riunioni della Fed molto probabilmente, se terranno conto di un rallentamento dell'economia, saranno meno restrittive dal punto di vista dei tassi. E quindi il mondo alla rovescia con i tassi di interesse che ritornano in un contesto che mai si era visto nella storia, perché abbiamo avuto nella storia momenti di inflazione, anche di stagflazione, momenti che sono stati combattuti con la politica monetaria. Quello che in questo momento differisce da tutto quello che è avvenuto nella storia è il fatto che le banche centrali stanno intervenendo in un contesto di grande liquidità che è stata iniettata nel sistema per 13-14 anni, con qualche pausa, ma sostanzialmente parliamo di quasi un flusso ininterrotto di iniezione di liquidità. Non solo, o la Banca Centrale Americana che è partita prima dell'Europa, no? Malgrado fosse partita in ritardo, è partita prima dell'Europa ad aumentare i tassi, con che cosa si è scontrata? Si è scontrata proprio con il fatto che c'è un'immensa liquidità sul mercato e i buoni del tesoro che erano in pancia alle banche si sono svalutati e quindi automaticamente si sono svalutate le riserve delle banche.
quindi la Fed ha preso dei provvedimenti che io definisco di assoluta emergenza, perché quello, se vuoi poi ne parliamo, il Bank Term Funding Program è un vero e proprio provvedimento di emergenza, per ripristinare una situazione che deve tener conto che la politica monetaria deve probabilmente proseguire il suo corso, però nel frattempo non possiamo uccidere il sistema bancario o il Certo. sistema delle piccole e medie banche. Ecco, Maurizio, certo, poi ritorniamo anche sul settore bancario, però prima volevo affrontare un altro argomento, perché tu hai parlato giustamente, ecco, di immensa liquidità sul mercato, ma è questo il fattore che frena il calo dell'inflazione? Perché ormai la cosiddetta medicina, cioè appunto la politica monetaria restrittiva, è un po' che è entrata in vigore, pur in ritardo, prima con la Fed e poi con la BCE, eppure gli effetti ancora non si vedono in maniera significativa. Ricordiamo, ecco, l'inflazione ad esempio in Italia è ancora al 7,6%, ben lontano dal target del 2%. Che cos'è che frena questo calo dell'inflazione? Beh, nella realtà il fatto che l'inflazione stia faticando a rientrare in valori accettabili è dovuto al fatto che il costo del denaro e i tassi di interesse sono ancora troppo bassi rispetto al tasso di inflazione. Quello che dobbiamo tener conto è che quando l'inflazione significa che di qui a un certo periodo di tempo il denaro perde il suo valore, il suo potere di acquisto. Questo significa automaticamente che esso dovrebbe essere compensato da un tasso di interesse congruo rispetto alla perdita di valore d'acquisto. Questo ancora non è avvenuto e c'è una fase di avvicinamento dei due valori, quindi decrescita dell'inflazione, crescita graduale dei tassi. Quando avremo che questa manovra di avvicinamento avrà creato una stabilizzazione, allora avremo qualche probabilità che l'inflazione ritorni ai livelli attesi, però richiederà ancora, a mio avviso, parecchio tempo. Ci sono ancora anche molti problemi da risolvere. In Europa, anche se la crisi energetica sta gradualmente scemando con un prezzo del gas che è ritornato un po' meglio sotto controllo, certamente dobbiamo ancora risolvere molti molti problemi, perché l'aspetto inflattivo creato dalla inflazione importata sul costo dell'energia e su politiche energetiche europee che sono ancora del tutto insufficienti, in questo purtroppo l'Italia è rimasta ancora più indietro della media europea, malgrado sia il paese del sole, il paese dove con 8.000 km di coste potremmo avere vento dovunque, va bene, quindi sole e vento dovunque, ma purtroppo siamo rimasti al palo e non abbiamo fatto quasi nulla dal 2011 in poi in questo senso, o nulla di effettivamente, di realmente efficace. Quindi, Certo. prima che avremo a che fare con una crisi energetica forte e quindi costi dell'energia ancora troppo alti, continueremo a importare inflazione. L'inflazione è alta, i tassi ancora non sono sufficienti a compensare il tasso di inflazione. L'inflazione storicamente, io parlavo con uno studente universitario di una prestigiosa università italiana che si era appena laureato e a cui faceva appunto il ragionamento che tassi e inflazione devono andare un po', devono andare a combaciare, no? Sì. Perché ci sia un effetto, e gli diceva: ma sai che all'università non me l'ha mai detto nessuno questo. Ecco. Ma però adesso non lo so se in università non lo dicono, no? Va bene, ma è veramente è quello che è successo storicamente, sempre, insomma, ecco, anche quando l'inflazione in Italia arrivò al 21%, al 22%, i tassi aumentarono, arrivarono al 20%. Per un attimo si baciarono i tassi e l'inflazione più o meno fu così. Adesso in realtà, a proposito, ecco, di quanto i tassi si alzeranno nuovamente, del livello del bottom che raggiungeranno, si è espresso in questa settimana Wunsche, che è il governatore della Banca Centrale Belga, il quale appunto ha sottolineato come in realtà i mercati stiano ancora sottovalutando quanto possa ancora aumentare il costo del denaro, e ha detto che è possibile che a un certo punto i tassi salgano sopra
sopra il 4%. Secondo te, ecco, questa è una previsione realista oppure insomma ci sarà la fazione colomba della BCE che tenterà di raddrizzare un po' il tiro e soprattutto per quanto tempo rimarranno i tassi così elevati? Perché non è solo questione del picco, è anche questione della durata. Certo, diciamo che normalmente i tassi di interesse devono avvicinarsi al tasso di inflazione affinché l'inflazione scenda, quindi dobbiamo aspettarci un aumento ulteriore dei tassi e nel frattempo l'inflazione tenderà a scendere, come in definitiva è scesa nell'ultimo periodo, ma diciamo che l'aspettativa era che la speranza, in realtà non era l'aspettativa, la speranza era che scendesse rapidamente, ma non ci sono le condizioni per farla scendere rapidamente. Quindi è molto probabile che i tassi si avvicineranno sempre di più al tasso di inflazione, con un tasso di inflazione che probabilmente tenderà a scendere. E ci sarà un momento in cui i due, non dico che combaciano, ma certamente c'è poca differenza tra i due. Questa poca differenza tra i due deve perdurare per un certo periodo di stabilizzazione, io dico non meno di 3-6 mesi prima che effettivamente l'inflazione venga domata. Ecco, no, questo è un punto assolutamente centrale. Ovviamente, ecco, stiamo parlando poi di due situazioni diverse, lo hai detto anche tu prima, quella dell'Europa e quella degli Stati Uniti, perché per gli States, proprio per la recessione, i primi segnali di recessione che si stanno mostrando, la Banca Centrale Americana potrebbe invece assumere un atteggiamento differente. Si parla innanzitutto di un rialzo, sì, ancora in questa seduta di maggio dello 0,25 e poi invece da settembre in poi, dicono gli analisti, potrebbe addirittura esserci un'inversione, cioè quindi un taglio dei tassi. Secondo te, con queste previsioni sono verosimili, Maurizio? Beh, vedi, è un po' in linea con quello che ci siamo detti poco fa, nel senso che con un altro 0,25 ci avviciniamo sempre di più alla forbice fra il tasso di inflazione e tasso di Sì. interesse. Se questa forbice sarà sufficientemente piccola da riuscire a stabilizzarsi per 3-6 mesi, è possibile che ci sia un'inversione di tendenza. Sicuramente possibile. Settembre forse lo vedo tutto sommato ancora un po' presto, però sullo scorcio della fine dell'anno è possibile che avvenga questo. Sì, sono d'accordo. Ok, e vedremo naturalmente perché poi lo abbiamo visto anche nei mesi precedenti, insomma, tante previsioni sono fatte anche per essere smentite perché poi succedono, ecco, imprevisti, dati macro che risultano diversi dalle aspettative o fattori esogeni che cambiano le carte in tavola. Quindi per il momento diciamo che la previsione è questa e poi ci riaggiorneremo step by step. Ecco, io volevo concludere, Maurizio, appunto con ancora una parentesi dedicata al settore bancario, abbiamo fatto un accenno prima, è tornato di attualità proprio in settimana con la notizia, ecco, la nuova notizia della fuga dei depositi di First Republic Bank negli Stati Uniti, anche in Europa abbiamo visto conti non proprio brillanti per alcuni grandi gruppi come Santander, come UBS che tra l'altro è alle prese con la conclusione dell'acquisizione di Credit Suisse. Ecco, torna un grosso punto di domanda, no? Sulla tenuta, abbiamo detto che i casi che si erano verificati nel mese di marzo potevano essere isolati e invece si riapre l'interrogativo proprio sulla crisi sistemica e sulla tenuta dell'intero settore. Che cosa possiamo dire rispetto a questo? C'è un meccanismo naturale di migrazione che io non so dire se pilotato, voluto, oppure imposto dagli avvenimenti, dove il settore delle piccole e medie banche tenderà a essere assorbito dalle grandi banche sistemiche. Questo da un certo punto di vista per le banche centrali sarebbe un tocca sana, perché ovviamente il controllo del sistema bancario fatto su poche banche sistemiche è relativamente molto più semplice che non attraverso un sistema bancario complesso e ramificato. Nondimeno, il sistema bancario complesso e ramificato è un grande beneficio per i cittadini, per il consumatore, anche perché sicuramente una banca di territorio è in grado di assistere e seguire il piccolo medio cliente molto meglio di qualsiasi banca sistemica. I casi che tu hai citato però sono, è doveroso dirlo, sono diversi fra loro. Certo. L'UBS
è una banca sistemica, anzi è l'ultima banca sistemica rimasta in Svizzera. Nei corridoi svizzeri c'è una battuta che circola, fino a che non arriverà JP Morgan, che diventerà l'ultima banca sistemica svizzera con la sua filiale, no, assorbente UBS, ma è una battuta ovviamente. Bene. Ecco, UBS, dicevo, è l'ultima banca sistemica svizzera e ha assorbito, anche se ha fatto, secondo i conti puramente aritmetici, l'affare del secolo, però ha assorbito una marea di problemi, una quantità enorme di problemi. Cioè, Credit Suisse ha in pancia una quantità enorme di contenziosi, di problemi potenziali, di crediti non recuperabili, di posizioni molto difficili. Quindi che UBS abbia messo in bilancio degli accantonamenti, teniamo anche presente che in UBS è arrivato un amministratore delegato che in passato ha veramente generato un'accelerazione di sviluppo eccezionale, facendo uscire UBS, tra l'altro, da alcune crisi del passato molto, molto significative. Quindi la presenza del nuovo amministratore delegato certamente ha anche influito su questi accantonamenti, perché si tratta di una persona estremamente capace, manager bancario di altissimo livello, probabilmente uno dei migliori al mondo, e che non ha esitato a fare accantonamenti in bilancio o a suggerire accantonamenti in bilancio che siano congrui rispetto alla situazione difficile che è stata incamerata con Credit Suisse. Poi questi accantonamenti serviranno appunto a gestire queste difficoltà. UBS continua a essere una banca estremamente attrattiva, i suoi depositi non stanno lamentando problematiche, anzi è tutt'altro, e quindi anzi c'è un meccanismo in Svizzera dove alcuni piccoli medi clienti stanno fuggendo dalle piccole medie banche per andare verso UBS, che per definizione in questo momento ormai è vissuta come l'istituzione bancaria per eccellenza. Quindi UBS è un caso un po' particolare, Certo, sì. Chiaro, perché era quasi comprensibile che avesse un attimo di scossone forza, di sottoperformance, sì. ecco, e a fronte di un momento di bilancio veramente particolare. Santander è stata assolutamente una sorpresa, ma evidentemente in Santander ha giocato un fenomeno come quello di cui abbiamo parlato, cioè in un certo qual modo di fuga dai depositi bancari, avvenuti evidentemente soprattutto localmente, però diciamo che rientra in questo macro problema di bank run, che, come lo chiamano gli americani, che certamente in questo caso è stato veramente, perlomeno per me, è stato completamente inaspettato, è stato un fulmine a ciel sereno. Non stiamo parlando di dati drammatici, però stiamo parlando di dati tendenziali certamente negativi all'interno di un istituto bancario che aveva sempre ben performato in termini di depositi, in termini di allargamento e espansione della propria clientela. Quello che invece avviene negli Stati Uniti è un fenomeno tendenziale un po' più preoccupante, nel senso che quando ci siamo accorti che il vero problema dell'aver aumentato i tassi con un passato di iniezione di liquidità così elevato creava il problema alle riserve bancarie detenute sotto forma di buoni del tesoro americani che perdevano valore e quindi facevano perdere valore alle riserve, la Banca Centrale Americana ha adottato questo provvedimento di emergenza di cui ho parlato prima, di cui ho fatto cenno prima, dove praticamente i buoni del tesoro che vengono detenuti dalle banche vengono scambiati alla pari in cambio di denaro da parte della Banca Centrale. Un po' come dire che la banca centrale sta stampando denaro per la differenza pari al valore reale di mercato dei buoni del tesoro rispetto al valore alla pari dei medesimi, perché di questo si tratta. E ovviamente questo significa che da un lato aumentano i tassi di interesse, dall'altro lato nella realtà la banca centrale sta pompando denaro. Sta
per fare in modo che il sistema bancario non abbia ulteriori scossoni. Chiaro. Equilibrio molto difficile da sostenere. Eh sì, eh sì. Tra l'altro appunto c'è questo dibattito negli States proprio sul futuro delle medie banche, che sono quelle che poi risultano le più attive nel finanziare l'economia reale, e quindi ci potrebbero essere le conseguenze proprio a livello dell'economia, del PIL americano, e in effetti insomma i primi dati non sono incoraggianti. Da qui in avanti vedremo un po' come si evolverà la situazione. Io Maurizio ti ringrazio naturalmente per il tuo intervento e ti aspetto come sempre ancora qui sulle fonti, perché c'è tanto di cui parlare, a partire naturalmente dalla prossima settimana, quando avremo la riunione di Fed e BCE con indicazioni non solo ovviamente per il mese di maggio, ma soprattutto per il lungo termine, attraverso le parole che cercheremo di carpire dalle conferenze stampe di Jay Powell e di Christine Lagarde. Io ti ringrazio ancora e naturalmente buon weekend, visto che siamo a venerdì. Grazie a voi, buon weekend e buon Grazie, lavoro. Grazie, arrivederci. ringraziamo ancora il direttore di Traders Magazine Maurizio Monti.